gente dietro una psichiatria, c'è cioè una scienza che cura fenomeni come quelli che riguardano Rita Cutolo? Qual è? Cioè, bisognerebbe studiare e a lungo fenomeni simili a questo. In realtà una vera e propria scienza o disciplina in grado di studiare con i propri strumenti fenomeni del genere credo che non esista. Ciò che esiste è il tentativo di mettere insieme molte discipline, molte conoscenze che certamente nel nostro mondo siamo venuti E chi è che sviluppando. lo fa propriamente questo tentativo di raccogliere, come giustamente lei dice, coordinare poi varie discipline per capire questo tipo di personaggi che quando sono fenomeni come quello di Rita Cutolo sono veramente interessanti? Chi lo fa? Lo fa lei che è un etnopsichiatra? Esempio, potrei farlo io in È un questo fenomeno come momento. quello di Rita Cutolo? Lei come lo classificherebbe? Come una guaritrice? Ma intanto il fenomeno in sé, quello che vediamo non è ancora spiegato. In realtà attendiamo ciò che colei che esercita questa arte o questo potere di guarigione dirà di se stessa. Ma Beh, l'abbiamo non è sentito. neanche importante ciò che al limite lei dirà. Ciò che invece si vede è che è sicuramente divenuta il centro di attese, di aspettative, è diventata un centro di collegamento fra individui sofferenti e io credo alla materialità della loro sofferenza, anche quando e soprattutto quando essa possa essere generata da una condizione psichica o mentale. Quindi, come diceva il professor Barnard prima, tutto nasce dalla mente, in un certo Certo, senso. però esiste l'osservazione di Barnard è importante, ma forse nella nostra cultura almeno esiste anche una gerarchia tra le funzioni. Allora, per come siamo stati educati a Sì. pensare, credo che la gerarchia del mentale, che in qualche modo, non dico che domina, ma certamente controlla o influenza o modifica gli stati somatici, è una gerarchia di cui bisogna tener conto. Allora, coloro che lavorano a questo livello hanno veramente qualche cosa in più, che Ecco. probabilmente ai livelli magari gerarchici inferiori o Quando lei non ha. dice Per livelli gerarchici inferiori, cosa vuol dire? esempio, il declassamento di un organo nobile, che nella cultura è sempre stato nobilissimo e Sì. centrale come il cuore, il declassamento che la medicina ne ha fatto a pompa idraulica, Ah, e forse certo. solo a quello. Questo è un aspetto che considererei, perché declassa qualche cosa, trasforma culturalmente Certo, è qualche molto cosa. importante. Lei dice che non si può essere così meccanicistici e così strettamente rigorosamente in materia di giudicare un organo. C'è la telefonata? Pronto? Con chi parlo? Io mi chiamo Eugenia. Buonasera. Sto seguendo la trasmissione Sì. e stavo ascoltando quello che diceva il professor Inglese. Io mi permetto di sentire, ma così in modo molto così, senza alcuna Perché? polemica. Scusi? Perché dissente? Ma perché io sono un paziente della Rita Cutolo, a cui voglio molto bene, per un semplice fatto, perché nel 1982, 15 anni fa circa, per un forte raffreddore, io ho perso totalmente l'odorato e il gusto. Ho fatto parecchie visite finché sono approdato al Policlinico di Milano. Mi hanno messo in mano a una serie di medici che alla fine mi hanno diagnosticato in modo irreversibile la perdita del gusto e dell'odorato. Beh, mi ero rassegnato Lo credo, fin è brutto. quando, ma può avere anche aspetti pericolosi, per esempio non sentire l'odore del gas, oltre al fatto di perdere il piacere della tavola, ecco. Certo, comunque era una perdita grave, erano due Certo, sensi che venivano meno. E allora certo, cosa ha certo. fatto? L'anno scorso, per un motivo fortuito, così un'amica mi dice: ma sei mai andata dalla Rita Cutolo? Perché mi trovavo per caso a Fano. E così ho detto: devo andare da Rita, vediamo un po' se riesce a risolvere il mio problema. Io sono andato da Rita Cutolo, lei mi ha imposto le sue mani. E io nel giro di due sedute, dico due sedute, adesso continuo ad andare da Rita Cutolo perché mi sento molto, molto, molto affezionato.
a lei e a tutto il suo gruppo. Insomma, per capirla bene, mi scusi, io lei adesso sente l'odore. Io ho riacquistato totalmente il gusto e l'odorato. Grazie mille. Quindi il rapporto tra, abbiamo avuto una testimonianza di un paziente curato da Rita Cutolo, rapporto della medicina ufficiale nei riguardi di quello che la signora Cutolo fa. Sentiamo cosa ne pensano i medici. I pazienti parlano di miglioramento, in alcuni casi perfino di guarigione. Si tratta solo della suggestione collettiva di chi non ha più nulla da sperare o di una reale capacità che la scienza non è ancora riuscita a dimostrare. Il professor Franco Franco è libero docente in clinica, patologia, semeiotica, chirurgia d'urgenza all'Università di Cagliari ed è stato primario chirurgo all'ospedale di Treviso. Lei ha conosciuto Rita Cutolo e soprattutto è stato testimone di guarigioni miracolose? Mi chiamò la Cutolo per farmi osservare una ragazza di 16 anni, la quale era stata nefrectomizzata per un pionefrosi tubercolare a destra ed era portatrice di una fistola renale a sinistra. Era in condizioni francamente disperate e questa ragazza era in dialisi. Con uno trattamento della Cutolo cominciò a presentare un accenno di diuresi spontanea che in breve tempo divenne autosufficiente. Fu un caso francamente clamoroso di recupero, insomma si sottrasse questa ragazza alla dialisi che prima era costretta a fare. Il dottor Mario Rogheto, chirurgo, specialista in gastroenterologia all'ospedale di Pesaro. Io conosco la signora da circa 2 anni e in questi 2 anni ho potuto seguire 5 pazienti che lei mi ha inviato, affetti 4 da morbo di Crohn e 1 da colite ulcerosa, che sono delle malattie infiammatorie dell'intestino. Io quello che posso dire è che questi pazienti hanno avuto sicuramente un periodo di benessere da quando sono seguiti dalla signora. E questo benessere si mantiene nel tempo, nonostante che almeno 3 di essi sicuramente abbiano sospeso ogni altra terapia farmacologica. Rita Cutolo ha una tensione emozionale, è una dimensione direi trascendentale della sua materialità che le permette di tradurre al ricevente, non chiamiamolo più paziente, questa carica dimensionale, emozionale, energetica che la Cutolo espande. Qual è secondo lei il ramo della scienza che dovrebbe indagare sulle facoltà di Rita Cutolo? La fisica dei quanti di luce. Dottor Rogheto, lei personalmente crede che Rita Cutolo sia dotata di facoltà, per così dire, straordinarie? Una domanda difficile. Io personalmente credo di sì, anche se dal punto di vista medico sicuramente devo essere molto cauto. Rita Cutolo questa sera è con noi. Grazie Rita di essere venuta. Quante persone al giorno la vengono a trovare? Non lo so perché... È molto emozionata Rita e ha fatto anche un grande sforzo per venire qua. Io ringrazio di essere venuta e cercherò di farla parlare poco, pochissimo. Volevo soltanto sapere quando comincia la sua giornata, molto presto? Alle 9 di mattina. E lavora fino a che ora? 4, 5. Quindi sono tante le persone su cui lei, sì, come dire, fa questo lavoro di imposizione delle mani. Le costa molta fatica fisica farlo? No. No, solo concentrazione. Preghiera verso il Padre. Prega e impone le mani. Accanto a lei ci sono delle pazienti. Signora, il suo nome? Mandelli Vano. Ecco, lei che cosa ci può raccontare? Perché è andata da Rita Cutolo? Io sono andata da Rita Cutolo per diversi motivi. Uno era che mi hanno scoperto un prolasso della valvola mitralica e della valvola tricuspidale. Al cuore? Al cuore, ecco, ora sentiremo il professore. Quindi prendevo dei farmaci e avrei dovuto essere sottoposta a una plastica, cosa che io non ho mai fatto ed è passato dopo la cura di Rita Cutolo. Ho avuto problemi anche alla testa perché ho un microadenoma all'ipofisi, purtroppo non operabile, quindi da tenere sotto controllo. Ho avuto, parlo così perché ormai sono spariti, un carcinoma al seno sinistro e soffro di ernia del disco bilaterale. Io sono andata da Rita che non camminavo. Purtroppo ero costretta a usare dei farmaci antidolorifici e antinfiammatori, addirittura 4 al giorno, fino ad intossicarmi. Mi hanno dovuto stendere sul letto di Rita perché io non riuscivo più a muovermi. Io avevo perso la sensibilità della gamba destra
Io dopo la prima seduta da Rita Cutolo mi sono alzata con le mie gambe, non ho più avuto niente, non ho più avuto dolori, non ho più fatto farmaci e da allora non ho più preso niente. E la gamba si è ripresa, la sensibilità ha ripreso completamente dalla gamba. Grazie signora Pradia. Voleva lei aggiungere qualcosa? No, intanto all'ascoltatore forse non sono riuscito a chiarire il mio pensiero. Sì. Quando io mi accosto a persone come la signora di cui abbiamo visto gli eventi prima, non mi ci accosto con l'atteggiamento dello sperimentatore. Non domanderei alla signora di entrare in un protocollo di ricerca teso a considerare, come dire, a imbrigliare dentro un'ipotesi, una teoria scientifica, ciò che lei fa. Ecco, detto in parole più semplici, per molto chi ci ascolta, dice, mettere Rita in un sistema, come dire, rigido, scientifico, significa, come dire, spostarla da quello che è il suo ambito. Cioè, detto in parole molto chiare per chi ci sente a casa o per me, sì, anche, molto che non semplicemente, sono come voi. Ma detto brutalmente, sì, per gli scientisti, sì, no? Per gli scienziati, sì, una Rita non può essere ridotta a un topo di laboratorio. Capito, allora, signori? Il problema è molto interessante, perché questa non è la voce, è la voce sempre della scienza, perché l'etnopsichiatria è una scienza strepitosa, voglio questo dire. Su una questione, poi sulla questione altra, sì, no? Giustamente, quando noi parliamo di medicina, sì, noi non abbiamo un atto di fondazione della medicina scientifica. Lo so. Vale a dire, è una vecchia, è una disciplina che continuamente è costretta a rifondarsi. Allora, se noi andassimo a vedere tutto ciò che nel passato era considerata come medicina razionale, come medicina scientifica, oggi diremmo che abbiamo imparato il nostro mestiere dai nostri, come dire, antenati, che erano tutti dei ciarlatani. La ringrazio, professore. La ringrazio, professore, farò parlare subito gli altri. Il collegamento è molto interessante, quello che ha detto Salvatore Inglese, perché voglio dire, quello che noi discutiamo oggi è proprio questo, il rapporto tra una medicina di tipo tradizionale e un altro tipo di medicina che da tempo, vorrei dire, veramente da secoli e secoli, certo da prima di Galileo, come ricordava il signor Felispi, sono sempre stati, come dire, un po' l'un contro l'altro armati, ma però che si sono sempre completati, perché facevano parte di culture differenti. Ora non voglio sostituirmi a Salvo Inglese, era semplicemente per dire che medicina tradizionale e medicina alternativa, beh, comunque non è che l'una dovrebbe assolutamente escludere l'altro. Stefano? La famiglia mia era molto molto povera, ossia non ci avevamo da mangiare, non ci avevamo niente. Però quello che c'ho di bello è che io pregavo molto il Signore, la Madonna e gli angeli, per me era importante. E per di più, gli voglio raccontare una cosa, che per esempio io andavo in tutte le chiese, perché io già da piccola volevo far guarire tutto il mondo. Andavo a accendere tutte le candele, e le candele che accendevo le accendevo sempre per tutti gli ammalati, no? Mio fratello a 3 anni e mezzo ci ha avuto una broncopolmonite, era morto, mentre i dottori dicevano che lui era morto e non c'era più niente da fare, perché già gli lunghietti erano diventati neri, l'occhio era andato lì in su. Allora tutti gridavano che era morto, però sono entrata nello stanzo, ho guardato mio fratello, sono stata lì fissa verso di lui e l'unica cosa che ha detto quando si è svegliato, buh, al piedino. La prima visione, quella che ho visto, è stata quella di San Michele Arcangelo, perché io avevo una ciste sul seno, era morto mio padre con tumore, allora pensavo sempre, ecco, adesso pure io muoio come mio padre, essendo ragazzina. E lui diceva di mettere le mano sul petto. Io, la mattina sì, ho fatto, ma sì, è tutto un sogno, non è vero niente. Però pregavo, capito? Poi all'inizio ho messo le mano sul petto, sentivo calore, e poi piano piano la ciste mi è sparita. E il giorno più bello della vita mia è stato quando ho incontrato lui, il Papa. La sua santità, la dolcezza nello sguardo, e come pregava, come... È una persona che... Non c'ho parole per descriverla, per quanto era grande. Quanto è grande. Noi siamo andati a trovare Rita Cutolo e lì con lei ci sono per noi Iva Zanicchi e Roberta Potasso. Iva, Roberta, ci siete? Sì, no, ci siamo, ma soprattutto c'è Rita Cutolo qua con noi. Eccola, allora, eccola, hai già detto, benvenuta. Hai già detto tu?
Hai già detto tu che è una donna straordinaria, ma la cosa che a me ha colpito in modo particolare è l'umanità, la semplicità. È una donna come noi, anche se lei fa delle cose così straordinarie. Io sono venuta qui un po' scettica. Te l'ho detto, vero Rita? Sì, è vero. Un po' scettica perché ho detto, ma si parla di guarigioni così importanti e bisogna andare cauti, bisogna... Poi mi sono ricreduta, quello che ho visto ieri, le testimonianze che vi faremo ascoltare tra poco, ma soprattutto, a parte che Rita ha questo, lei dice io sono un tramite, non sono io, ma questo viene dal Signore, dalla Madonna e dagli angeli, e non sono io che opera, ma sono loro. Per cui non è che tutti quelli che vengono qui possono sperare di guarire, bisogna arrivare con fede, certo, e bisogna rimettersi anche nelle mani del Signore. Lei Iva, però scusami, tantissimo. Cosa hai visto ieri? Sì. Perché mi hai lasciata con questa curiosità. Ma quello che... Hai ragione, scusami, perché io parlo tanto, dico troppe cose tutte in una volta. Quello che ho visto ieri, sai che cos'è? Una pace, una serenità, la felicità di persone che vengono da tutta Italia con i pullman, una... cioè accettare... Questa è la cosa più importante per me, più miracolosa, accettare la malattia con rassegnazione, con quasi con gioia. Questo mi ha veramente sbarellato, non capivo più niente. Ma come? Questa ha un tumore ed è così serena, convive grazie a questa donna. Io